Allora ragazzi, primo tempo in vantaggio, sono qua con l'amico Matteo che avete già visto in passato. Saluta. Ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi. Allora, primo tempo positivo per il risultato. A livello di gioco Milan l'ha abbastanza controllata, non ha avuto strappi decisivi. Pesa sanguinosa, l'ennesima, mi sembra dire, palla gol mangiata da Sané Mekes, che dimostra ancora una volta di avere problemi oggettivi e pesanti con quella che è la tecnica di base di passaggi di tiro, insomma, al di là dell'aspetto atletico c'è poco altro fino al Sané Mekes. Ma vabbè, ormai lo conosciamo, è dare quello che dà, un giocatore che ha altro tipo di caratteristiche, certamente non la capacità di finalizzare nei passaggi nel tempo. Del resto il Milan è stato impreciso in un paio di inserimenti che potevano diventare delle occasioni importanti. Il Genoa finì a poca cosa, a parte un tiro alla fine che è andato alto sopra traversa, ma per il resto non ci sono state, anzi praticamente il Genoa non ha fatto azioni. Milan ha molto controllato la partita, così ora come ora non sembra far particolare paura il Genoa, ma chiaramente c'è da considerare che bisogna probabilmente fare il gol così dentro della tranquillità come molte altre squadre fanno. Ogni riferimento all'Inter è puramente casuale. Vediamo il secondo tempo, per ora però sono abbastanza tranquillo, devo dire, anche se non ho visto un Milan spumeggiante, però Milan abbastanza in controllo della partita, Leao sembra essere tornato abbastanza pimpante, Giroud si sbatte come al solito, come avete visto finalmente, alla fine per un caso, no? Perché Calabria non è entrato in partita, è partito Kalulu sicuramente ha più capacità di andare in fondo al campo, anche di crossare rispetto a Calabria, rispetto a Sané Mekes, l'ha dimostrato, era già capito in passato che facesse degli assist di questo tipo. Certo, sarebbe bello avere anche Florenzi, con altro che questa dote ce l'ha, ma per ora di necessità di più, alla fine quello che è stata una casualità finora è stata decisiva, cioè il fatto di mettere Calulu in quella posizione che ha sfornato quel cross che noi non vediamo manco col binocolo di solito, finalmente l'abbiamo visto giusto e alla fine è stato utile. Matteo, vuoi aggiungere qualcosa al commento? Niente, non so che cosa hai detto fino adesso. Non mi stavo ascoltando. Dì brevemente la tua opinione sulla partita. Ma nel senso, il Milan è stato molto padrone del campo, soltanto che un po' verso metà gara, metà del primo tempo, non lo so, è scemato un po' il tutto, ho visto un Milan un po' più seduto, così come il Genoa in realtà non ha fatto nemmeno tanto. E di sicuro spero che rientrino dagli spogliatoi con un piglio diverso, perché secondo me questa è una partita che va assolutamente chiusa quanto prima, perché non puoi pensare di arrivare alla fine della partita con 1-0. Migliore o peggiore? Ma Leao, senza dubbio, peggiore del Milan, un Tonali probabilmente, direi, anche Sané Mekes, veramente indecente. Ciao a tutti. Allora riprendiamo qua il microfono, direi che ci siamo, ci vediamo, ci sentiamo sicuramente per il commento a caldo, finita la partita, forza Milan, ciao.